Si è aperto ieri sera il triduo di festa dedicato al santo patrono e protettore della città di Mesagne, la Madonna del Carmine. Tre giorni di preghiere vissuti in un clima di gioia, grazie agli eventi promossi dal Comitato Feste Patronali. Ieri dunque ha avuto luogo la solenne processione che ha visto partire il proprio corteo dalla collegiata, la Chiesa Madre, e dirigersi verso la Basilica del Carmine, ove è stato preso il simulacro della Madonna. Ali di folla hanno atteso il passaggio del corteo, che racchiude nel breve percorso compiuto tutte le preghiere e le speranze dei cittadini mesagnesi devoti alla Vergine del Carmelo. Il corteo ha ripreso il proprio cammino sino a giungere in piazza Vittorio Emanuele, dove la Madonna del Carmine ha ricevuto in consegna le chiavi della città. Prima dell'antico rito simbolico ci sono stati i discorsi del sindaco Enzo Incalza e dell'arciprete di Mesagne Don Angelo Argentiero, che hanno invitato i fedeli a vivere questi giorni e quelli che verranno con unità, nel segno dei grandi personaggi che hanno fatto la storia di Mesagne, Epifanio Ferdinando e Gianfrancesco Maia Materdona. E poi, dopo la consegna delle chiavi, che ha visto il sindaco Incalza visibilmente emozionato, sono stati accesi i fuochi d'artificio dei fratelli D'Oronzo di Guagnano, che insieme con la musica del concerto bandistico Ferdinando Fasano e Leonardo Leo hanno salutato il simulacro della Madonna, traslato nel centro storico e nella Chiesa Madre, dove è stata officiata la Santa Messa. Già stamane i riti religiosi sono cominciati alle prime luci dell'alba. Alle 5, la prima delle 8 sante messe che i diversi sacerdoti mesagnesi officeranno nel corso della giornata. Già le strade del centro storico sono percorse dal gran concerto musicale Abate Città di Squinzano, che questa sera si esibirà, come tradizione, sulla cassa armonica, con le arie liriche tanto apprezzate dal pubblico mesagnese. Per i più giovani non manca un attrezzatissimo Luna Park. E poi, dopo la mezzanotte, verranno accesi nuovamente i fuochi d'artificio per vivere ancora una volta insieme un colorato momento di gioia e festa.